Hello, good morning, buongiorno, come stiamo? Ben, oggi, today, got a new chair. fantastico nuovo sedia. Proviamo l'altra, lavoro sempre molto bene, l'altra sedia. I love my other chair as well, but got a new chair today, anyway. Oggi ci vuole anche il tappeto. Today we also need a yoga mat or like a blanket o una coperta o qualcosa da mettere sotto, che alla fine facciamo un bel rilassamento così. So at the end we're gonna have a nice relaxation on our back. So fa caldo, quindi anche forse per terra. It's quite warm, so even without a mat perhaps. L'importante è non sentirsi freddo. Allora abbiamo fatto un viaggione insieme. We had a huge voyage insieme with these chair yoga sessions from the beginning of March until now. Abbiamo fatto un viaggione insieme a queste sessioni di yoga sulla sedia dall'inizio di marzo. Abbiamo fatto di tutti di più. Abbiamo visto, ci sono tantissime modalità di lavorare anche sulla sedia. So we've seen like a huge different way of working with exercises on the chair, and they're not just for people that can't sit down, they're also for people that want to have a break and they're sitting down. E possono essere anche molto profondi, non è solo ginnastica. So we see they're not just for people that can't sit on the floor. You know, it's really a whole other process, and it's sort of, well, it's obviously it's between standing and sitting on the floor. È un mezzo tra stare in piedi e stare seduti per terra, no? Siamo un po' quasi stando in piedi, però sostenuti. We see again on Monday. Ci vediamo di nuovo lunedì, e poi a luglio, sempre chi vuole. Facciamo solo il lunedì di luglio per cambiare un po', e il giovedì e anche gli altri giorni l'invito è di guardare anche altre sessioni o farli da soli. Fatevi sentire come va questa cosa qui, e poi vediamo agosto, vediamo poi. So this is the last session we're going to do on a Thursday for July. We'll carry on every Monday. Just let me know if who's there, who's interested, and there's probably nearly 30 different sessions we've done now on the YouTube channel. So there's lots of things to pick and choose from there, and it's interesting to go back and see how a lesson we did before, how it is now. Interessante vedere come la lezione era prima, come è ora. Bene, inizia in Italia, almeno inizia questo bel caldo forte. So in Italy we have this very quite powerful, finally the summer has arrived. Ne possiamo dire finalmente è arrivato l'estate, però è anche un po' tosto, anche per chi sta in campagna. Vabbè, iniziamo. Let's start our session today then. Piedi giù. So let's feel our feet on the floor. The sit bones, gli ischi li sentiamo sulla sedia, quindi cerchiamo un po' una simmetria, che non siamo da una parte o dall'altra, siamo un po' in mezzo. So we're looking for a symmetry. So we, you know, these bones under here, we can feel them, you know, they're there. Sentiamo gli ischi sotto, queste ossa. E quindi troviamo un punto centrale dove sentiamo anche tutti e due i piedi uguali. Feel both our feet the same, they're there. And the knees are like above the feet. Le ginocchia sono sopra i piedi, sopra i talloni. Sono paralleli, simmetrici. La colonna scende giù. So the spine is going down and the head is slightly going up in the air like this. And the shoulders dropping down. La testa va verso l'alto, le spalle si rilassano.
Rilassiamo anche le braccia un secondo. Le braccia sono molto carichi di questa energia del fare, dell'attività. So arms are very full of like doing energy and activity. So if we just let our arms drop down without letting the whole of the rest of the body drop down, it's already very relaxing for the brain. Quindi se noi rilassiamo le braccia giù senza mollare tutto il corpo, quindi la testa continua ad andare su, ma le braccia rilassano, questo già ha un effetto rilassante sulla testa. Quindi proviamo solo questo un secondo, di stare da una parte, ecco, cioè di lasciare che il braccio dondola. So just let the arm swing a second. One side, also in the middle if you like, anche al centro se vogliamo, libero, è sganciato da qui, so it's completely left from this shoulder here. Ok, the other side. Forse al centro. Ok, piccole cose però aiutano. So these are small things but they are a big help. No? You feel the arms already, they're already much more relaxed. We're not holding so much anymore, letting go. Ok, so let's do some stuff with our fingers. Facciamo delle cose con la dita, un po' così. Un po' come dei pesci, non so, come calamari, so like a little bit like squids. funziona però, eh? It's great. Works, this works. Okay, so like this, shake the wrists a little bit, scuotiamo i polsi un po'. Ok, solo la mano, poi il resto è coinvolto anche un pochettino. So this is just concentrating on our hands, but the rest is also a little bit involved somehow, it's engaged. So the other way. Sentire dentro, andiamo dentro, sentire. So we're really feeling the body from inside. Gomito. Change. Palla. Cambio. L'altra mano, sentire la differenza, eh? A sinistra o a destra, se siamo mancini, not so fluid. L'altra mano, la mano che usiamo di meno, diciamo è un po' meno fluido, vero? Dovremmo fare un po' più esercizi di questa parte. We should do a little bit more exercise on the other side. Change. Gomito.
Palla. Change. Bene, ora facciamo l'insieme e questo crea sintonia tra le due parti. So we're gonna do them together now and this creates they enter in connection between them. So it's like the more able hand helps the less able hand. Cioè la mano più abile aiuta la mano meno abile. Quindi ci concentriamo, come dire, come se fosse un specchio. So they're helping each other. Cioè si aiutano in modo speculare. Però più che guardare, li sentiamo che sono uguali. So more than looking at what we're doing, we're like feeling what we're doing. So that this is a big help, hey, for the brain. Questo aiuta enormemente il cervello. Gomiti, quindi quasi guardare solo con la visione periferica. So we're just looking at the hands with a peripheral vision. Change. Change. Profonda. Let's go straight down for stool. Facciamo giù. Quindi sempre le spalle, le mani si allungano, ma la testa sale. So the arms go down, point down, fingers reaching down, and the back of the neck is reaching up. Feel the feet on the floor, sentire i piedi per terra, non dimenticare le dita dei piedi. Let's not forget about our toes and our breath. Chiudiamo anche un momento gli occhi, let's close the eyes a moment. Brilliant. Aprire le spalle. Benissimo. Okay, let's do this part of our body. So
Breathe in, breathe out. Inspirare su, espirare da una parte. Avanti e dietro. Torsioni. No, torsioni. Vabbè, facciamo dei giri. So we're just turning around, making these big circles with our torso. Brilliant. E un momento giù. So we're gonna just go down and relax the head, rilassiamo la testa, le spalle. Piano piano tornare su, very slowly coming back up again. Now, the legs. So, first the toes, the feet. Smoother. Cerchi più fluidi. Ci vuole pratica. We need to practice a lot to make this smoother. Non possiamo dire io so fatto così, non funziona qui, perché vogliamo imparare e andare avanti. So it's not good enough to say yeah, this is the way I am, you know, like a bit scatty. Of course we have to accept ourselves, but not accept it in a static way where it doesn't allow us to improve. Certamente dobbiamo accettarci i nostri limiti e tutto, però non troppo, come dire, decidere che così e basta. Cioè, dobbiamo darci la possibilità che le cose possano essere altro, ok? Circles like this, gently. Lavori anche un po' più sulle anche oggi. And do a bit more hip movement today. Cambio. Perché se io dico, vabbè, questo movimento è così. No, devo essere curioso, molto interessato a capire come renderlo più rotondo. L'interesse è fondamentale. So I really need to be in there looking how to make this movement more circular. And then it frees up things in our whole system. Ci libera delle cose in tutto il sistema poi. Ok, ginocchio. Quindi non è un sforzarsi questo, eh. È un... uno stato di ricerca permanente, se vogliamo. So it's not to do with like forcing ourselves to do things that don't feel good. It's about being in this state of
permanent research, if we like. You know, we're all the time curious to work out why a movement is like this. How can I make it more fluid? Where are there gaps in my awareness? Cioè cercare anche di capire dove sono, braccia a una ginocchia, dove ci sono dei vuoti nella nostra attenzione. Perché se io faccio un movimento così, lo faccio così, però cioè magari salto dei pezzi, no? Sono lo vivo pienamente tutto il cerchio. Yes, we often jump pieces when we do these sort of movements. We know it, we think we know it, and we just... But we have to really be aware of the whole circle. This is what we're aiming at. Allora, qui. Giù un po'. Just coming forwards a little bit. Un po' sembra un bambino, eh? It's like having a little baby in your arms. Okay, then we're gonna put it down again, just very gently open, molto delicatamente, così. Okay, then crossing, dobbiamo ricordare tutto questo sull'altra parte, poi we have to remember this all on the other side, but hey, this is the challenge, so twist, e un po' in avanti anche qui. Poi solo per divertirci il punto di riflesso qui. Pop. Just testing our reflexes. Pop. Anyway, just something silly here. Andiamo dall'altra parte, l'altra gamba. Foot. The other side, the other direction. Holding behind the leg, teniamo dietro. Cerchi. Un pendolo, like a pendulum, like a pendulum. Very good. Change. Bracciali un po'. Così. E giù. Trying to lengthen the spine a little bit. Allunghiamo la schiena un po'.
Nodding un po'. Or like this, or like this. Dritti una schiena, non ingobbire. Don't do this, otherwise it could go this. Ok? Dritti con la... lunghi, lunghi con la schiena. So stand sitting tall. Ok, very good. Leggero, poco, just very gently opening the hips very gently. Non sforzare, però sentire, lo si sente comunque. Yeah, you could feel it, no? So crossing the legs. Very gentle twist. So this pushes this way a tiny bit, or holds it. E questa mantiene un pochettino. Qui ci permette di girare. Tornare, è un po' giù, going down here a little bit. Yeah, we can leave our arms swing, shoulders go, head go. Possiamo lasciare le braccia penzolare, testa lunga. E piano su. L'altro lato, the other side. Cerchi con le anche, hip circles, making them really round, facciamoli molto rotondi questi cerchi. Change. Sentire come stiamo in piedi, feeling how we are standing upright. Sentire il peso dei muscoli che va giù e lo scheletro che va su. So feeling the weight of the muscles which are going down
and the bones which are coming up. Facciamo ancora un esercizio prima di andare giù, schiena a terra col tappeto. So let's do one more exercise before we go into relaxation. And it's, I'll explain it, eh? Lo faccio di fronte, I'm just going to do it forwards first. It's this, very gently. Un'onda. So, sideways is like this. Ok, e questo scioglie tantissime tensioni. This is really good at loosening up a whole bunch of tensions. So, spero che ci avete i tappeti o una coperta o qualcosa. La posizioniamo davanti alla sedia. So I'm just gonna put a mat, or if you're working on carpet, then you just have that on the floor, it's okay. And I'll show you the position. We're just going to lay down and put our feet up like this and our hands on our bellies. Se bisognerebbe sarebbe più comodo mettere qualcosa anche sotto le ginocchia qua. Cioè, dipende sull'altezza della sedia, depends on the height of the chair. But it might be more comfortable to have something here. But anyway, right now, this is what we've got. In questo momento, questo è che quello che abbiamo. Quindi ci stendiamo giù, schiena a terra, mettiamo le mani magari sulla pancia. We're going to put our hands on our bellies. And just feeling like the body is melting. Sentiamo proprio che il corpo si scioglie. Sentire prima le spalle che si rilassano, che si sprofondano in terra. Siamo sempre schiena a terra, io mi sono alzato per parlare meglio. So we continue to lay down. I've just sat up so that I can explain better. So we feel that our shoulders are like really melting. Le spalle si sciolgono proprio. Poi anche le anche, il bacino si scioglie, our hips, hip area, that's all melting as well and opening. Il collo, tutta questa fascia del collo e la mandibola, the whole of the back of our neck. And our jaw is just relaxing. Sentiamo le gambe pesanti, our legs are just heavy, relaxed. Our arms are heavy and relaxed, le braccia sono pesanti, rilassati. La pancia. L'addome dove sono le mani si ammorbidisce, our belly where our hands are starts softening, la schiena si distende, appiattisce su tutto il pavimento, so our back is really flattening and melting into the floor. All the little tensions and muscles in our faces just relax. Tutte le tensioni, piccoli muscoli del viso si sciolgono. Tutte le preoccupazioni, tensioni, all our worries and tensions just melt away, si sciolgono.
osservare come il respiro fa più spazio, diventa più espanso. So observing how the breath is creating more space, becoming more expanse. Sentire un senso di unità con tutto il corpo, feeling a whole unity with the whole body. Continuare a respirare, a rilassare, ad ascoltare se stessi. So continue to relax the body, letting go, breathing. And listening, deeply listening to ourselves. Piano piano respiriamo più profondamente, so by delicately breathing a bit more deeply. Ci muoviamo le dita delle mani, dita dei piedi. Testa destra sinistra, moving head left and right. And then very gently stretching on the arms behind us on the floor. Ci addolcemente allunghiamo le braccia dietro di noi per terra. E con molto calma, taking it really easy, slowly bringing the knees down to our chest, portiamo le ginocchia giù dalla sedia verso il petto, dondoliamo dolcemente un po' a destra e a sinistra, so gently rocking left and right. E piano piano ci giriamo su un fianco, so very slowly we're just gonna end up laying on one side, respirando tranquilli, breathing very comfortably.
piano piano ci portiamo seduti. So very slowly coming to sitting, either sitting on the floor or on the chair, ci sediamo o per terra o sulla sedia, come volete. Mani sulla pancia, facciamo i suoni A, U, M, prima A. So we're going to make some sounds, just some A, first of all on the belly, then U, and then... And after a deep relaxation, the sounds, they come out better and they feel better. Dopo un rilassamento profondo, i suoni escono più profondi, più risonanti anche. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamahandaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shantihi Om Shanti Shanti Shantihi Bene, very good. Deep breath. Prendiamo qualche momento ancora insieme. Just gonna share a couple more moments together. Perché dopo un rilassamento può essere un po' scioccante tornare all'attività normale. So after a deep relaxation, it can be a bit shocking going back to our normal activities. Anche per quello che non la faccio tanto in questa modalità online così. This is also another reason why I don't tend to do relaxations so often online in this way. So sentire lo spazio, sentirci il corpo, so feeling our bodies, feeling us in the space, having a look around. È possibile ritrovare questa innocenza dello sguardo dei bimbi, dove tutto è una meraviglia. It's possible to regain this innocent gaze that children have where everything is like wonder. Sentirsi pieni di gratitudine per tutto quello che abbiamo. It's a feeling
really grateful for everything that we've got. Questa è una chiave difficile, però come essere più grati per tutto quello che abbiamo? So this is like a key, you know, how to be more grateful for everything we've got. I mean, really grateful. How? You know, it's like we've got so much. Abbiamo tutto, abbiamo così tanto. Va bene. Penso che ci siamo ripresi ora. Ci vediamo lunedì. So see you on Monday, and then every Monday for July. So così ogni lunedì per luglio. Praticate da soli. Se non ricordate le cose, guardate questi altri filmati. So have practice on your own a bit, and if it's difficult, there's anyway all these other videos. There's lots of material. Divertitevi. So have fun, and scrivetemi come state, come è stato questi mesi insieme. So write to me how have these months together been. So sì, che guardate ora in diretta, che è registrato dopo. So even if you're watching it live now or recorded afterwards, I'm always very interested. So have an amazing day, amazing weekend. Passare una giornata meravigliosa, un fine settimana fantastico, e a presto.